Ciao a tutti e ben ritrovati sull'Info Universe. Oggi parliamo di giganti gassosi, ma prima di questo volevo ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi e le domande che mi sono arrivate in queste settimane. Sono stato via per alcuni impegni teatrali, ma sono tornato e vi aspetto una bellissima stagione di tantissimi video nuovi qui sull'Info Universe che andranno da qui a oltre la Befana, quindi restate sintonizzati e non vi perdete neanche un video. Iscrivetevi come sempre e anzi benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Spero che vi troverete bene. E un ultimo grande ringraziamento e abbraccio a Giuseppe Riccieri da Catania, che mi manda uno splendido regalo, cioè dei pennarelli nuovi di Zecca, che funzionano da Dio, tra l'altro. E quindi è un po' uno splendido regalo anche per tutti voi, perché comunque vedrete meglio alla lavagna. Grazie, Giuseppe. E vai! E oggi parliamo di, come abbiamo detto, di giganti gassosi. Questo perché c'è una cosa che forse non sapete, i giganti gassosi non sono così tanto gassosi come possono sembrare. Insomma, sono un po' come quei falsi magri, no? Avete visto quelle persone che uno vede e dice: "Oh, ma com'è magro lui?" E poi vanno in piscina e dice: "Oh, ma non è così tanto magro." Esatto, beh, più o meno è così co anche con i giganti gassosi. Gli astronomi, quando hanno iniziato a vederli, hanno visto che sono giganti e che sono gassosi e li hanno chiamati giganti gassosi. Più o meno succede così nell'astronomia, le cose vengono chiamate molto palesemente. C'è una cosa che sembra un buco ed è tutto nero, si chiama buco nero. C'è una cosa che sembra come una strisciata di latte, si chiama la Via Lattea. Così, molto terra terra. Parlando dei giganti gassosi, noi parleremo di un prototipo, un nostro gigante gassoso, va bene? Che adotteremo da oggi in avanti e useremo quando parleremo di giganti gassosi, che si chiama Fritz. Ecco qui vi presento Fritz, che è un po' come tutti gli altri giganti gassosi che potrete trovare nell'universo, con l'unica piccola differenza che lui è immaginario. Ma in fondo che ci importa? Fritz prende il suo nome dal fatto che è un po' gassoso e un po' liquido, quindi frizzante. Allora, Fritz, come tutti gli altri, in realtà condivide questa cosa, che essendo fatto di elementi, come qualsiasi cosa nell'universo, ed essendo gigante, ha varie stratificazioni. Quindi, in realtà, le stratificazioni da cosa sono date? Dal fatto che andando dentro la sua struttura troveremo condizioni diverse. Quindi, ci sarà sempre più pressione, una temperatura sempre più alta, e quindi gli elementi si comporteranno in maniera diversa. Ok? Quindi è lo stesso principio per cui, per esempio, se prendete dell'acqua e la fate bollire in cima all'Everest, bollirà ad una temperatura più bassa perché la pressione atmosferica è più bassa. Ok? Lo stesso motivo per cui, se andate al centro della Terra, potrete trovare idrogeno metallico, che sarebbe folle. Ma per darvi un'idea, tra l'altro, di quanto sono folli le situazioni al centro degli oggetti planetari, anche di dimensioni modeste come la Terra, non siamo quasi mai riusciti a riprodurre, se non a parte piccole riproduzioni di piccoli aspetti, le condizioni neanche del centro della Terra. Quindi figuratevi se riusciamo a riprodurre sperimentalmente il centro di Fritz o di Giove o di altri giganti gassosi. Però, dal punto di vista teoretico, quello che ci importa in questo video è che gli elementi man mano si comportano in maniera diversa scendendo nelle profondità perché ci sono pressioni più alte e temperature più alte. Quindi in realtà i giganti gassosi sono in buona parte liquidi. Anzi, sono liquidi per circa il 75% della loro massa in genere. E in base alla loro composizione, che può variare molto, perché anche se sembrano simili, Giove, Saturno, Urano, Nettuno sono molto diversi in composizione. Può variare da qualcosa come il 66% del loro raggio fino a 78% del loro raggio. Quindi un po' quanto della grandezza è liquida varia in base anche alla composizione, perché atomi diversi o elementi diversi si comportano poi in maniera diversa, scendendo e aumentando la pressione. Quindi i giganti gassosi in realtà sono liquidi. Perché ci importa? Beh, perché ci dice molto riguardo al loro comportamento. Giove, per esempio, come anche il nostro buon Fritz, hanno un campo magnetico enorme. Tra l'altro, Giove è al campo magnetico più grande del Sistema Solare, escluso ovviamente il Sole.
Tanto che se fosse visibile ad occhio nudo nel cielo sarebbe enorme. Cioè, se fosse visibile il suo campo magnetico, quello di Giove, lo potremmo vedere la notte nel cielo più grande della Luna piena. Ok? Allora, cosa succede con Fritz quando si va al centro? Beh, non si sa. Come abbiamo detto, non abbiamo dei modelli o delle sperimentazioni, cioè degli esperimenti per capire esattamente come sono le situazioni qui. Però abbiamo degli indizi che ci dicono che il nucleo di Giove, per esempio, si sta fondendo. Non vi preoccupate, non sta per esplodere. Non date retta a quelli che dicono che Giove potrebbe diventare un secondo sole. No. No, assolutamente. Perché un gigante gassoso possa essere anche vicino a diventare una stella deve prima passare attraverso una quantità enorme di trasformazioni, arrivare a essere una nana bruna, che non è neanche quella una stella, è una via di mezzo tra pianeti e stelle, e sono 40 volte la massa di Giove. Va bene? Le stelle sono centinaia di volte più massicce di Giove o di Fritz. Insomma, quindi non c'è possibilità, il Giove non sta per fondere. Però, quello che succede è che sembra che il suo nucleo si sta sciogliendo, quindi fondendo in quel senso si sta sciogliendo e non sappiamo né perché, né come mai, né in che modo, né cosa comporterà in futuro. È molto importante capirlo perché capiremo molto anche di come si comportano i giganti gassosi e i pianeti in generale e come erano all'inizio della formazione del Sistema Solare. Per questo la NASA ha mandato una sonda chiamata Juno, che tra l'altro, piccolo aneddoto, viene da Giunone, che nella mitologia era la moglie, no, di Giove, e quando Giove andava sulla Terra a cercare belle fanciulle come al suo solito, Giunone lo osservava dall'alto tra le nuvole per vedere cosa combinava marito sulla Terra. E allo stesso modo la sonda Juno orbiterà intorno a Giove, tra l'altro intorno ai poli di Giove, facendoci vedere per la prima volta in alta risoluzione il polo nord e il polo sud. E ogni volta che compierà un'orbita, la gravità di Giove lo attirerà più o meno. E essendo molto sensibile con i suoi strumenti riguardo a queste piccole variazioni, Giuno potrà dirci esattamente com'è la struttura interna di Giove, perché cambierà in base a come cambia la trazione, no? Nell'orbita di Giuno. Quindi, per la prima volta nella storia dell'umanità potremo guardare dentro un gigante gassoso, non otticamente, però per la prima volta sapremo più o meno come è fatta questa stratificazione. Sappiamo per ora che ci sono alcune fasce che fino ad un certo punto sono gassosi, che le temperature cambiano, che tutte queste cose sono in circolo e che quindi c'è materiale che dalle profondità esce verso l'esterno, poi riscende giù. E se vi ricordate, Giove a un certo punto una delle macchie scure che ha è scomparsa, è diventata bianca perché c'è stata dell'ammoniaca che è scesa, che è andata in superficie e si è ghiacciata, è diventata tutta bianca. Quindi Giove aveva questa fascia bianca bellissima sopra. E quindi nulla. Per concludere, Fritz, come tutti i giganti gassosi, è in buona parte liquido. Quanto non sappiamo esattamente, cosa comporta questo, non sappiamo esattamente. Che tipo di liquidi ci sono? Non lo sappiamo esattamente. Una piccola ultima nota è che il carbonio che è contenuto in questi giganti, che non è, diciamo, prevalentemente sono composti da idrogeno ed elio, però in una parte c'è anche del carbonio. Il carbonio a pressioni molto alte, come saprete, perché succede anche sulla Terra, diventa diamante. E quindi su questi giganti gassosi ci sarebbero in teoria dei giganteschi diamanti, ma non solo. Ci sarebbero in teoria anche scendendo degli oceani di diamanti liquidi in cui galleggiano questi giganteschi blocchi, grandi come continenti o pianeti, magari, chi lo sa, di diamanti. E sopra c'è uno strato di idrogeno liquido. Quindi immaginate che mondo folle, ok? Non sappiamo esattamente dove sono le varie fasce? Questo è grave perché questo influenza molto il modo in cui si comporta poi il campo magnetico, perché poi è quello che ci importa, no? Quindi il campo magnetico dei giganti gassosi cambierà molto in base a come cambia la struttura interna. Detto questo, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie ancora per aver visto il video.
Iscrivetevi, condividete la pagina. Vi raccomando di mettere mi piace anche sulla pagina ufficiale di Facebook, così non vi perdete le tantissime immagini che arrivano da tutte le sonde che posterò durante il giorno, durante tutti i giorni. E noi ci vediamo la prossima volta. Grazie ancora e un abbraccio.